Peppe, proprio così, perché lo dicevamo ieri, lo dicevamo prima, ieri sono state rese note le date di rientro a scuola. In Sicilia si tornerà tra i banchi il 16 di settembre, bisognerà capire come. Infatti l'assessore Lagalla ha detto non bisogna escludere la didattica a distanza, ma intanto c'è un giallo nel mondo della scuola, ovvero una graduatoria che forse è sfuggita di mano. Ne parliamo insieme al professore Pasquale Vespa. Intanto buongiorno e ben ritornato qui su Radio Fantastica. Buongiorno a tutti e grazie per l'ospitalità. Il giallo a cui mi riferivo è già stato oggetto di una denuncia. Possiamo sapere esattamente cosa è successo? Beh, sì, la questione è semplicemente detta. Circa 3 settimane fa, 4 settimane fa, mi hanno contattato, ci cioè hanno contattato dei colleghi che hanno sostenuto la prova concorsuale per lo straordinario per il ruolo nella regione Lazio per una classe di concorso B020. Beh, che cosa è accaduto a questi colleghi? Che qualche collega ha comunicato loro anzitempo, inviando tramite WhatsApp, una graduatoria di merito in file Excel, con tutte le informazioni riservate ovviamente legate alla privacy ovviamente di ciascun candidato, il codice fiscale, nome, cognome, il voto, l'ID della commissione, il giudizio sintetico e la divisione tra buoni e cattivi ovviamente chi ha superato il concorso e chi no. Tutto questo sarebbe normale se non fosse che questa graduatoria inviata su WhatsApp è stata girata prima che venisse pubblicata ufficialmente sul sito del Ministero. Ovviamente questi colleghi hanno scaricato il file, l'hanno analizzato, sono rimasti perplessi perché ovviamente alcuni di loro non avevano superato la prova concorsuale e si sono chiesti giustamente come mai questa graduatoria gira su WhatsApp e non è ancora ufficiale nulla. La cosa che lascia perplessi è che poi il giorno seguente, rispetto a questa soffiata, diciamo così, la graduatoria è stata pubblicata sul sito del Ministero ed era, secondo l'analisi di questi colleghi, perfettamente identica a quella che è girata su WhatsApp prima che fosse ufficiale. Ora, si renderà conto che la situazione è straordinaria anche nella sua eccezionalità. Ovviamente i colleghi hanno visionato cioè confrontato tutte le chiamate tra il file ricevuto e quello pubblicato e hanno riscontrato l'uguaglianza del listato. Si sono subito organizzati per produrre una denuncia. Ovviamente da verificare la situazione, ma se questi colleghi hanno verificato che le due graduatorie sono identiche, non si spiega come mai una graduatoria del genere, riservatissima, sia andata in giro prima che fosse ufficiale e pubblicata sul sito del Ministero. Ovviamente si va a ledere il diritto la riservatezza dei dati personali, c'era il codice fiscale e soprattutto il giudizio sintetico del candidato. E questi colleghi che sono stati valutati negativamente si sono risentiti anche della valutazione negativa che poi ha fatto il giro del mondo in pratica, senza che appunto fosse qualcosa di lecito ed ufficiale, almeno secondo la loro denuncia, che ovviamente è agli atti e deve essere verificata dalle autorità competenti. Questo è un ulteriore tassello che si aggiunge a quello che è la lunga vicissitudine dello straordinario che si è evoluto in piena pandemia. E che comunque straordinario è tuttora in corso in diverse parti d'Italia e quindi
bisognerà ancora capire che cosa accadrà con tutto questo sistema. Bisogna capire, sì, innanzitutto questi colleghi, se vogliono essere tutelati, dovranno procedere alla seconda fase del e a ricorrere al TAR, per dire, visto che c'è questa situazione, di temporeggiare, non lo so, di verificare la correttezza della procedura concorsuale, almeno per quella classe di concorso. Ma io vorrei ricordare che questo è stato un concorso agli ostacoli. Tanti non hanno potuto partecipare per l'emergenza sanitaria e niente, non c'è stato verso perché il Ministero capisse la situazione particolare. Intanto si registrano delle incongruenze tra nord e sud, tanti bravi al sud, tanti meno bravi al nord. C'è addirittura qualche classe di concorso dove soltanto il 10% ha superato la prova concorsuale nelle regioni del nord, in una regione del nord, e pare che invece in Campania, per esempio, ci siano state grandi infornate, e questo fa sicuramente piacere per i colleghi che sono stati valutati positivamente, ma lascia un'altra ombra sulla valutazione di queste prove, che a questo punto ci si chiede: o è forte bravura di alcuni a discapito di altri, oppure c'è una valutazione piuttosto soggettiva in questa appunto nella valutazione di queste prove concorsuali. E tutto questo a discapito di quello che doveva essere una fase di stabilizzazione dei lavoratori. Ricordiamo che tutta questa procedura nasce da battaglie sindacali che devono portare alla stabilizzazione di chi aveva lavorato. Questo non è accaduto. Ci si ritrova con graduatorie di merito che hanno falcidiato profondamente l'immissione in ruolo di quelli che attendevano da anni, per cui il problema precariato non è stato nemmeno affrontato, cioè è stato affrontato sì, ma in modo maldestro. Oggi comincia l'ordinario per le classi STEM, le classi in materie tecniche e scientifiche, un ordinario strano voluto in 15 giorni. Ha modificato il bando dell'ordinario dell'anno scorso, non ha consentito, nonostante le modifiche che ha subito il bando, non ha consentito l'iscrizione a nuovi concorrenti. Diciamo che la motivazione è quella di andare a coprire cattedre vacanti, perché sono tante le cattedre vacanti in queste materie STEM. In realtà i lavoratori ci sono e non sono stati considerati, verranno calpestati, verranno sostituiti da chi ha fatto la domanda, se riuscirà a superare un quiz di 50 domande e poi una prova orale a fine mese, magari senza aver messo mai piede in una classe. Ma, professor Vespa, mi scusi, però poi c'è anche il grande assente, quel concorso straordinario abilitante, esatto, di cui non si parla. Ormai non si parla più di straordinario abilitante e non si parla, ma soprattutto non si parla di percorso abilitante. Noi stiamo, come associazione di categoria, stiamo alzando la voce per chiedere quella che c'è, che è un diritto dei lavoratori, la formazione. Se per insegnare è necessaria l'abilitazione, però peccato che dal 2014 ad andare avanti non c'è stato alcun percorso abilitante, poi si fanno straordinari oppure si fanno decreti per l'assunzione di chi è abilitato, chi è abilitato in Italia dal 2014 non esiste un percorso di abilitazione. Teniamo presente che nel 2018 gli abilitati hanno potuto usufruire di un percorso semplificato, veramente in quel caso semplificato, non selettivo,
Per cui gran parte sono andati in ruolo. Chi è rimasto abilitato e ha superato il concorso e deve essere ancora assunto, verrà assunto e benissimo. I nuovi abilitati dal 2018 ad andare avanti si sono potuti abilitare solo all'estero, non in Italia. E questa è una barriera all'ingresso posta da uno Stato che non forma i propri lavoratori. Questa è una discriminazione sottolineata dalla direttiva 70 del 99, pensate, 20 anni di direttiva e legge dello Stato che nessuno applica mai. Professor Vespa, mi scusi, però guardando a settembre di abilitazione e di stabilizzazione. Guardando a settembre e rivolgendo il pensiero alle famiglie degli studenti, c'è un'altra bolla di silenzio che ieri in maniera molto lieve è stata rotta dall'assessore regionale per la Sicilia all'istruzione, il professore La Galla, che ha detto di non escludere la didattica a distanza. Ecco, perché non se ne parla? Perché non si dice chiaro che se si dovranno rispettare le regole sul distanziamento sarà quasi necessaria la didattica a distanza anche a settembre 2021? Perché forse non conviene parlare di emergenza sanitaria all'inizio della stagione balneare? Forse perché noi siamo adesso in libera uscita e quindi si vuole favorire l'economia a discapito magari di indicazioni che dovrebbero essere sottolineate ancora maggiormente in questa fase? Ce lo ricordiamo quello che è accaduto l'anno scorso? Libera uscita, a ottobre siamo stati in pieno lockdown nuovamente e la situazione non è migliore rispetto all'anno scorso, nonostante ci sia stata una forte campagna vaccinale, ma le varianti sono assolutamente un rischio per la salute. È stato chiarissimo, quasi quasi direi professore, andiamo a fare scuola in spiaggia. Grazie ancora al professore Pasquale Vespa, sindacalista del mondo della scuola. Buona giornata, buon lavoro. Grazie a tutti voi.